una scuola fantastica, devo dire, che ho trovato una preparazione di questi ragazzi assolutamente straordinaria. Mi ha molto colpito non solo la competenza dal punto di vista tecnico, ma mi è piaciuto che i ragazzi sappiano parlare degli ingredienti non solo dal punto di vista organolettico, ma anche dal punto di vista delle proprietà nutrizionali e nutraceutiche. Cioè, questi ragazzi sono avanti, vuol dire che ci sono docenti e dirigenti che sono avanti e che hanno un'ottica del cibo a tutto tondo. E quindi è stato bellissimo collaborare con loro per questo concorso, che chiamiamolo concorso, in realtà abbiamo giocato, però insomma è stato simbolica la gara, nel senso sì, in ogni giornata c'è stata una coppia vincitrice, però in realtà quella che vince poi è la scuola, che è una scuola di eccellenza, e quindi insieme a loro abbiamo fatto questo concorso che ha visto i ragazzi presentare dei dessert molto interessanti, che secondo me in futuro troveranno posto nella ristorazione, ma ha visto anche parallelamente il recupero di ricette antiche, perché abbiamo fatto insieme due cooking show, uno sull'uso della ricotta nella cucina storico tradizionale siciliana e l'altro sull'uso della ricotta nella pasticceria storico tradizionale siciliana, al di là dei conosciutissimi cannoli e cassate. In realtà la ricotta poi è presente in tanti piatti e in tanti dolci che abbiamo dimenticato e che invece dobbiamo ricordare.